La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente. Proprio così. In tutta franchezza, io non mi preoccuperei tanto. Sintesi multimediale di Duat, effetti della Strong Alien Footprint, versione 4.0, da meno infinito sino al T minore uguale a 1500 d.C., il caos entropico è nullo oppure minimo, tutti i paleocontatti se esisteranno, saranno raccolti sempre e solo nell'insieme miti e leggende ed antiche religioni. La ricerca potrà essere effettuata per culture umane ed è possibile misurare il gradiente alieno in una società umana, essendo esistito un paleocontatto storico tra il 6000 a.C. ed il 4100 a.C., allora per T maggiore di 4100 a.C., potranno esistere altri paleocontatti, in virtù del ritorno degli alieni, la cui traccia avrà una modalità sempre meno evidente. Dopo il 1500 d.C. e sino al 1800 d.C., il caos entropico è crescente. Eventuali prove saranno valutate con riserva, saranno indiziarie e sostanzialmente più deboli. La valutazione con riserva implica 1. La possibilità di espandere sino a T minore 1600 d.C., dei criteri di ricerca simili a quelli per il caos minimo o nullo, qualora esista una interpretazione religiosa dell'evento. 2. La necessità di un'iconografia, che abbia una data di pubblicazione compresa tra il 1500 ed il 1600 d.C., altrimenti l'evento sarà meno reale ed andrà pesato e non contato, ossia andrà valutato con metodologie di studio tipiche per eventi oltre il 1800 d.C. Dopo il 1800 d.C. il caos entropico è sui massimi, la ricerca per culture non è utilizzabile, occorre cambiare metodo di ricerca, come già evidenziato da Elementi di paleoufologia razionale versione 2.0. Il Sud America è un continente ideale per iniziare un'analisi per tracce oltre il 4100 d.C. È un fatto che l'America Latina fu popolata dai nativi americani passando per lo stretto di Bering, poi gradualmente le correnti migratorie con direzione da nord verso sud andarono popolando tutto il continente. Una piccola parte dei popoli sudamericani arrivarono anche via mare, attraversando l'Oceano Pacifico Superiore. Tuttavia, per lungo tempo il continente sudamericano, ricco di biodiversità, minerali, è stato un continente a bassissima densità di popolazione umana, praticamente quasi vuoto, un ottimo posto per parcheggiare una potenziale base di prossimità, oppure all'interno della grande foresta amazzonica, immenso oceano e muro verde. Quanto c'è di vero in questa ipotesi? La civiltà olmeca tra il 1200 ed il 400 a.C. ha elementi strani, come le teste a pinolo, ma è impossibile misurare il gradiente alieno per assenza di informazioni. La civiltà di Tiwanaku tra il 1000 a.C. ed il 1400 d.C. ha indizi anomali, il deo Viragoccia ha il becco e le piume. Il deo Viragoccia arrivò su dischi d'oro e camminava sulle acque. Ci sono 3 blocchi di pietra nella piazza di Tiwanaku, che ricordano la cintura di Orione. Trasportare blocchi da 100 tonnellate da cave distanti anche 100 oppure 300 km è segno di strane capacità costruttive. Per il momento, i sospetti non permettono l'invocazione del teorema egizio del ritorno insettoide, quindi giudizio sospeso. La civiltà di Nazca ha elementi anomali, come strane piste, che sembrano proprio aeroporti, tuttavia la carenza di informazione cronica per lo studio delle culture sudamericane precolombiane, non permette la chiara misurazione del gradiente alieno. Giudizio sospeso. La cultura Incas invece ha anomalie serie, e la totale conoscenza permette la misurazione del gradiente alieno. Il deo Viragoccia ha il becco, come gli dei egizi dello Zeptepi. La donna Incas era emancipata, come quella egizia. Gli Incas praticavano la deformazione del cranio, come gli egizi. Gli Incas imbalsamavano i morti, come gli egizi. L'elemento del sacrificio umano è marginalizzabile in quanto retaggio della stratificazione con altre culture come i Maya. Esistono profezie Incas sul ritorno degli dei da Est, che non trovano spiegazione scientifica. Nessuno all'epoca in Sud America poteva sapere che ben presto gli europei avrebbero scoperto l'America e non avrebbero tenuto un comportamento neutro. Chi disse agli Incas che la caduta del loro regno sarebbe stata contemporanea al ritorno di dei a bordo di barche provenienti da Est? Ricorrono quindi tutti gli elementi per invocare il teorema del ritorno insettoide, per cui la cultura Incas ebbe un paleocontatto diretto.
In Nord America la cultura Hopi, che è contemporanea alla cultura Incas, riporta in modo simile, dei Cachinas, con il becco. I Cachinas provenivano da canoe celesti. Strane iconografie Hopi, nei totem, nelle maschere, nelle danze, popolano la cultura Hopi. Alcuni di questi segni e significati si ritrovano nella cultura egizia ed in parte Maya. La cultura Hopi può essere chiamata come civiltà paleocontatto indiretto, in favore del contatto insettoidi, Incas. La Siberia è un continente con clima duro ed ostile, a bassissima densità di popolazione, non ha mai espresso civiltà salvo la cultura mongola. La Siberia con permafrost e tundra, ricca fauna e flora della taiga, bassa densità di popolazione, un'immensa superficie in rapporto al pianeta Terra, anche grandi quantità di materie prime asperse sul territorio. Tutto questo rende il continente siberiano un ottimo candidato d'atterraggio, per ipotetiche basi aliene. Tuttavia non è possibile effettuare una ricerca da remoto via internet a causa di assenze di dati. Sarebbero però auspicabili e necessarie attente ricerche sul campo. Per il continente siberiano, il giudizio è quindi sospeso. La mappa di Piriris è un'opera, mostra il Sud America così come era nell'11.000 a.C., nell'Eocene. La mappa di Piriris è conforme alla deriva dei continenti, ricopiata dal generale Piriris, proveniva dalla biblioteca di Alessandria, dove probabilmente esisteva un papiro egizio, che mostrava parte del globo, derivante da nozioni del paleocontatto. L'uovo di Assuan è un Opert, l'uovo del 4500 a.C., mostra in una forma sferica, i profili dell'Egitto, del Nilo e delle tre piramidi di Giza, che erano appunto già presenti in Egitto nel 4500 a.C. Nel quadro di Madonna con Bambino in San Giovannino, esposto a Firenze, è ritratto un UFO alieno, in ricognizione in Europa, nel tardo 1400 d.C. Nel quadro Il Battesimo del Cristo, di Aert de Gelber, è dipinto un UFO alieno, in ricognizione in Europa, nei primi del 1500 d.C. Nella stele dell'inventario del faraone Amefi della 26esima dinastia, per mano dello scriba reale, si afferma che la Sfinge e le piramidi di Giza erano già presenti sulla piana all'epoca della quarta dinastia, e che gli egizi si limitarono solo a ristrutturare. Gli aerei precolombiani sono Opert, al momento non relazionabili al paleocontatto Incas, che è successivo. Interessanti leggende amazzoniche parlano di dei con il becco, che donarono il fuoco alle popolazioni, che sopravvivevano nella selva amazzonica. Quali altri paleocontatti diretti vi furono dopo quello Incas Hopi? L'unico evento mondiale, che non è imputabile all'uomo, fu la fenomenologia fufaitera accaduta durante la Seconda Guerra Mondiale. La fenomenologia fufaitera apparve in tutti i teatri bellici. È certamente un fenomeno storico anomalo e misterioso. Tali eventi non sono imputabili a prototipi nazisti o giapponesi. Le prestazioni di tali mezzi sono espressione tecnologica di una cultura aliena, l'unica cultura aliena conosciuta che abbia lasciato un fermatempo, sia tornata dopo il Neolitico, è la cultura insettoide. È ovvio correlare i fufaitera agli alieni insettoidi, i quali probabilmente utilizzarono sonde dotate di intelligenza artificiale, per raccogliere dati e circostanze, sulla bellicosa Terra, sterilizzando il rischio di essere coinvolti in guerre umane. Quanto sono utili le statistiche sugli avvistamenti UFO in Italia dal 1947 sino ad oggi? Sono inutili, e soprattutto occultano il vero fenomeno UFO. Infatti, correlando il numero degli avvistamenti UFO in Italia e le spese del budget del Dipartimento della Difesa USA, esiste una correlazione positiva pari a circa più 1. In sintesi gli ufologi stanno statisticando eventi militari umani, scambiati per eventi alieni. I dati diffusi dagli ufologi classici sulle statistiche UFO Italia, sono inutili. Quali sono gli effetti della discontinuità egizia di terza specie in H1? Vi sono effetti interni alla Terra ed effetti esterni alla Terra. Gli effetti interni alla Terra sono: primo paleocontatto, la presentazione ufficiale, tra il 6000 ed il 4100 a.C. Secondo paleocontatto, il ritorno per ulteriori studi, contatto in case dopi, tra il 1200 ed prima del 1492 d.C. Terzo paleocontatto, osservazione e ricognizioni automatiche, con Fufaiter dal 1930. Quali sono gli effetti della discontinuità architettonica egizia in H1, fuori dalla Terra? Primo, segni di scavo e movimento Terra su Marte. Secondo, esistenza di accelerazioni negative anomale, ossia scie di astronavi, che sono state detectate dai Voyager, durante il loro volo di allontanamento verso la Terra.
che compatibilità astronomica esiste tra le stelle del paleocontatto e la possibilità di vita aliena? Sirio potrebbe essere solo una base di prossimità oppure essere stata usata per indicare SAO 151694. È una nana gialla, distante 277 anni luce. Nella cintura di Orione, esiste acqua diffusa tra le sue nubi, esattamente come Senemut aveva detto attorno a Epsilon Orionis. Tuttavia un candidato nido potrebbe essere SAO 132512. Anche questa è una nana gialla, è persino più vecchia del nostro Sole, dista 220 anni luce. L'ipotesi della variante Anubi uguale Tezcatlipoca non porta a soluzioni paleoufologiche, a causa di incompatibilità paleossetiche. Adesso, in sintesi, avete una vaga idea di dove sono e cosa fanno, tutti questi UFI. La clipeologia è la teoria degli antichi astronauti, si è evoluta nella paleoufologia razionale. Qui troverete una teoria organica, coerente.